Luigi. Ci troviamo? Perché sono le 3 di mattina? Anche oggi un nuovo vlog. Bene ragazzi, questo è Stephanie, bentornati in questo nuovissimo video culinario. No, in realtà non è vero, è semplicemente un vlog dove vi racconterò quello che accadrà in questi giorni. Sono le 11:30 e io mi sto preparando la pasta asciutta col pomodoro e il tacchino alla griglia. Cerco di pranzare abbastanza presto, così oggi pomeriggio magari riesco ad andare in palestra. E stasera abbiamo un appuntamento, io, Sasha e Lorenzo, lo zio di Favij, per andare allo stadio a vedere il Milan. Apriamo l'acqua, prendi la pasta, scola la pasta. Sicuramente mi brucio. Questo lo buttiamo qua dentro, così. Poi prendiamo il sughettino e lo buttiamo dentro, così. Ricordate che per una buona pasta serve abbastanza sugo quanta pasta avete buttato. Direttamente proporzionale, se non un po' di più. Direi che anche il tacchino è pronto. E voilà! E voilà pure questo. Un filo di olio che mi ha dato il babbo. Uno qua. Pizzico di sale e ci siamo. Sicuramente combinerò un guaio, quindi vi aspetto in camera. Avete fatto prima di me, Nel caso in cui non ve ne foste accorti, mi sono tagliato i capelli e per la prima volta dopo tanto tempo il mio ciuffo è diventato poco prorompente ed è molto corto. Però a dirvi la verità, adesso sembro quasi una persona normale. Le assaggiamo insieme e poi ci vediamo tra poco. Qua nel frattempo finisce di renderizzare lo scavo leggendario su Made in Minecraft. Sentiamo com'è la pasta, dimmi che è buona. Molto buona. Scalogno e pomodoro. Mentre il tacchino dovrebbe essere morbido e delizioso. Very good. Purtroppo qua ho il labbro spaccato. E a meno che non voglia tornare come un anno fa, oggi mi sono svegliato così. Meglio curarmi. Alla certa bisogna anche rigovernare. Finito! Potrebbe sembrare una situazione abbastanza precaria, ma una volta che ti sei allenato al Jenga, poi tutto risulta più semplice. E ancora non è mezzogiorno. Oggi abbiamo un problema, la connessione fa le bizze. Sono al 30% di caricamento e mancano ancora 34 minuti. C'è qualquadra che non cosa. Tu che sai colmare, tu che sai calmare, mi metto in crisi questo testo, non riesco a disegnare. Vado in palestra, vieni con me. Finisco di preparare lo zaino e vado. Io vorrei sapere chi è il genio che mi ha nascosto le bustine di zenzero nella felpa. Sono tornato a casa, adesso mi vesto che ci sono gli altri in salotto, dobbiamo registrare un video. Guardate qua, c'ho la cremina antispacco labbro, anche se in realtà è già spaccato e quindi dovrebbe risargirlo. Mangiamo qualcosa al volo e alle 7 andiamo allo stadio per la partita. Stiamo preparando cose, video fighi sul canale di Papà Venga. Io ho ripreso tutto. La mia videocamera è stronza. Cosa fanno i mates quando non registrano? Bevono lo shift. Siamo in ritardo, mi devo cambiare. Con o senza cravatta? Vabbè, oggi senza. Questo mio, tu vieni con me. Pippo Inzaghi! Passa a te. Gattuso! Sei pazzo! Piano! Cacà! Ibra! Chiamato Lorenzo, ha detto che possiamo andare a fare un aperitivo in realtà, perché non c'è traffico, non c'è niente. Aperitivino tattico e poi partita. Siamo in macchina, stiamo andando alla partita, non c'è traffico, la partita è Milan-Austria-Vienna, quindi teoricamente lo stadio non sarà neanche pieno. Il cappellino per il freddo, ma potrei stare anche senza, anche perché sembro sennò uno spacciatore con sta roba. Spaccio cappelli dei mates, se li volete link in descrizione. Quelli originali, Sono quelli originali, ovviamente. Lorenzo ci ha promesso un panino e una birra fuori dallo stadio. E quindi... la salvettina. Quella originale, no? Quella originale anche quella. Quella del bagarino. Che roba, raga, gigante. La squad sta percorrendo il lato destro di San Siro. Ma Sasha dov'è, zii? Sasha, non so cosa stia facendo. È impazzito. Più o meno con un pillar di 20 blocchi ci arriva sul rincino. Sì. Non so se innamorarmi o farmi un panino. E te cosa scegli? Ti innamori o fai un panino? No, io rotolo. Un panino allora. Sono riuscito ad entrare col biglietto anche se mi ha dato un po' di problemi. E adesso entro dentro allo stadio. Ora sono molto meno tifoso, ma da piccolino ero sfegatato per il Milan insieme a mio babbo. Quindi è una bella emozione entrare qua. Vai. Prima volta. Raga, gigante. Siamo anche a un buon livello per vedere la partita, fortunatamente.
siamo qua vicino. Ora purtroppo non ci sono tutti quanti i tifosi perché è una partita di Europa League, quindi comunque solo quelli veramente accaniti vengono. Poco tifo ma potente. Mi hanno tolto il centro del campo, perché? A parte lassù il mega petardo che hanno acceso, barra fumogeno. Fanno gol sul calcio d'angolo, ve lo dico io. Eccolo? No. È andata male. Gol su punizione, garantito, al limone. Di poco. Hanno fatto autogol, raga, ma che sfiga. Ma che cazzo fate? Ma dov'è il replay? Io sto aspettando ancora il replay. 1-1, raga. Azione normale, però l'abbiamo buttata dentro, dai. La faccia vostra, merde. Con questo 2-1 garantito, cioè non so neanche a dirvelo. Mettila sotto il 7, non se ne parla più. Tutti quanti a casa, felici e contenti. Dai che lo carico stanotte, faccio 1 milione di views. No, no. Oh! Oh! Gol. Finisce così la prima volta a San Siro. Ora Lorenzo ha detto che ci porta in un posto speciale. Vediamo dove. Non so cosa sta succedendo, ma c'è tipo un evento che si chiama Eroi Veri e stiamo andando lì. Ti ringrazio. What the fuck? Abbiamo scoperto che ci ha fatto una sorpresa. C'è tipo un'esibizione di Marrakesh, visto che Lorenzo è il manager. Siamo dentro un hangar degli aerei. Siamo dietro al palco in questo momento. Gli altri stanno arrivando e beh, c'è un casino di gente. Tra 5 minuti inizia tutto. Dopo ci lanciamo là sopra dove c'è il canottone. Sbirciamo un po'. E quanta gente che c'è. Sei sicuro che posso aprirlo io? Vai, vai. Siamo ospiti. Però se non fa esplodere e non cade in testa a qualcuno non vale niente. Ma no, 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 che loffio. È arrivato anche Marra, mi ha fatto la foto, lui è sul palco, c'è un botto di gente. Ci faranno un film HD, Marra in Pleia. Ora facciamo la foto a 360 gradi. Eccola! È arrivata la foto, raga! Vietato buttarsi di testa. Buttiamo a bomba. Sarà molto figo. Non ci hanno fatto registrare. Si vlogga anche qui. Questo vlog era finito. Con le luci dell'ambulanza. Che sta succedendo? Ciao, dove amici. Ci troviamo? Perché sono le 3 di mattina? Tu chi perché, sei? Perché indosso due orologi? Quello non perché sei. Abbiamo tutti la stessa videocamera? No, 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 andiamo, andiamo. A volte esistono quelle serate che non dovevano esistere. E allora convincete Stefano a venire con noi al Fornetto. Oh, Stefano, fai serata con noi. Io vedo sti stronzi una volta ogni morte di papà e non ci siamo fatti neanche una foto. Raga, non ci siamo fatti neanche una foto tutti insieme. Dai, facciamola. Aspetta, dai, non chiedetemi cosa sia appena successo perché non saprei darvi una risposta. Intanto vi faccio salutare nel vlog. Sto registrando una partita di nascondino. In questo momento sto facendo la challenge dell'andare a giro in contemporanea mentre gli altri ci cercano. Purtroppo oggi il computer fa le bizze e non so come mai ci ha messo 40 minuti a renderizzare un video che di solito renderizza in 15. Ed è per questo che invece di uscire alle 14 uscirà alle 15. Adesso mi metto a cucinare qualcosa perché ho una fame assurda. Questa l'ha comprata Tudor qualche giorno fa e sinceramente non è che mi ispiri molto l'odore e il colore che ha. Proviamo a farla in padella e speriamo di non rimanere intossicati. Una bella braciolina di vitello. Sono due, le butto tutte nel cestello. In realtà sono 3 addirittura. Un po' di pepe, un po' di sale, poco peperoncino, giusto un pelo. Nel dubbio ci butto anche un po' di cipolla in quella, Cipolla sta bene dappertutto. La cottura procede molto bene. Mi preparo un'insalata e ci vediamo in camera. Avete presente quelle giornate in cui non avete voglia di rifare il letto? Ecco, oggi è una di quelle lì. Però il mio pranzettino è pronto. Carne e insalata con tanto di finocchi. L'aspettativa era molto inferiore al risultato. È buona la carne. Buona ma non buonissima. È giunta l'ora di registrare insieme a Sbunci. Facciamo una nuova serie su entrambi i canali che vedrete presto. Ho appena finito di registrare l'episodio 201 della serie principale. Abbiamo costruito insieme la tura e i fel. Ci è voluto veramente un'eternità. Fuori è diventato completamente buio. La Marina sta per arrivare. Qui c'è il mio bellissimo albero di Natale e devo rimettere a posto la stanza. Ho 20 minuti per farlo e per ordinare da mangiare su internet. Sono le 23:20 di venerdì 24 novembre. È finalmente arrivato il cibo. Abbiamo già praticamente mangiato tutto, ma mi ero dimenticato che stavo registrando. Qua ci sono delle bische clandestine.
in camera di Tudor, non so perché. Un cibi falafel. Di strana provenienza. Questi sono falafel, veramente. Puoi anche dirlo. Quello è pollo tandoori, questo è sembra un chicca masala, tipo più o meno. Chicca masala? Chicca masala, esatto. E questo questi è... sono tremendi, sono i peggiori perché che ho mai mangiato. Ma i falafel peggiori della tua storia? Non sono falafel veri. Se non prendiamo un'intossicazione alimentare è un mezzo miracolo. Gli altri vogliono andare tutti quanti a ballare, ma dubito fortemente. Forse per me mangerei altre cose buone, queste non erano granché. 11 e 16 di sabato 25 novembre. Fuori il tempo fa schifo, diluvia da almeno 2 ore. Mi sa tanto che qualcuno qua ha preparato la colazione, eh? Allora, la ragazza mascherata sul divano. Ok, è morta, chi se ne frega. L'importante è mangiare il cibo, ovviamente. Today's mood, pesce lesso. No, in realtà è al forno. Facciamo soffritto di aglio e cipolla. E aggiungiamo i pomodorini e riso in bianco d'accompagnamento. Riso e tonno. Mentre nel forno il pesce sta arrostendo piano piano. Ora ci mettiamo un po' di tavernello perché noi non ci dimentichiamo da dove siamo arrivati. Sentite un po' cosa da dirvi questo pesce. Quella è la mia videocamera. Sono confuso adesso. L'aspetto è bello, magari poi non è buono. Di certo non facciamo lo step versus food con sta roba, però è molto buono. Assaggino in live contro luce. Meglio della pizza sicuro, quella che abbiamo fatto. Il sughetto al tavernello è un po' peggio, però vabbè. Chi è stato di voi due? Per cosa? Chiudi la porta. Ma che cazzo? Quale motivo? Tudor, perché non hai il coraggio di ammettere le cose? Cazzo stai dicendo? Non sai mentire, sei capace. Qual è che mi dai la mia videocamera? C'è il Black Friday, gratis, è un regalo. Ecco, arrivato. Sembrerebbe che abbiamo appena finito di mangiare e stiamo già cercando dove andare a cena stasera, ma in realtà è passato quasi l'intero pomeriggio. Non è vero. Molto probabilmente stasera... sushi. Ragazzi, attenzione, messaggio vocale di mio nonno. Sarà andato a buon fine? Eccoci qua, scori per annullare. Ce l'ha fatta! Un altro! Stefano, io ti ho sentito. Oh, ora ti ho sentito. Finalmente. Ciao, buonanotte. Ma cosa, sono le 7 di sera? Finalmente hai imparato come si manda un messaggio vocale. Quindi adesso mi auguro risponderai più spesso. Comunque sono le 7, ancora mi casa va a letto. Magari. Al massimo buon appetito. C'hanno i tablet come menu. Abbiamo ordinato un botto di roba e tra poco arriverà. Buon appetito. Non sembra, ma sembrano sia buonissimi che tantissimi. Coda che brucia un sacco. Mamma mia, buono. Queste sono le cose assurde che ti capitano nella vita. Eravamo in un pub, stavamo bevendo una birra con un gioco da tavolo e ci hanno proibito di giocare. Quindi noi abbiamo preso, ce ne siamo andati, adesso andiamo al supermercato. Senza pagare. Senza pagare, no, abbiamo pagato. E niente, facciamo la nostra festicciola privata a casa. Eccolo. La crew delle bici ha fatto la spesa. Ti vola a casa dagli altri. Magic English, Magic English, Magic Hitler. Sono le 2:22 di domenica 26 novembre. Tra un mese esatto il Natale sarà già passato. Io spero che vi sia piaciuto. Se è stato, mi raccomando ragazzi, spolliciate, commentate, condividete. Se iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Quasi per tutto. Nel frattempo però ancora il Natale non è arrivato, quindi l'albero ci sta benissimo. Ciao!